Ciao, ma voi la colazione come la fate? Dolce o salata? E il cane? Vabbè, lui sta già a dormire, che se ne frega. Vabbè, parliamone insieme, vediamo qual è il modo migliore per fare la colazione. Bentornati sul canale, io sono Pasquale e sono il vostro nutritionist Style Scotch. Dopo il video della colazione che ho fatto qualche tempo fa, da buon italiano pensavo di aver detto tutto, ma mi sbagliavo. Infatti, mentre guardavo su Instagram una storia di uno dei miei guru qui su YouTube e anche della scienza, Dario Bressanini, mi sono reso conto che avevo tralasciato un piccolo aspetto. Un utente aveva chiesto a Dario se fosse meglio avere una colazione dolce o salata, e lì mi sono messo a piangere perché ho detto: che cavolo, sono un idiota. Dario Bressanini è un professore universitario, è un chimico di un certo spessore. Diciamo che se non siete iscritti al suo canale di YouTube, non mi fido di voi. Comunque, veramente, se volete vedere le cazzate della rete smontate in pochi secondi in maniera scientifica, iscrivetevi al canale di Dario Bressanini. Partendo dal presupposto che la colazione debba darci la carica e le energie necessarie per cominciare la giornata, com'è meglio farla? Noi italiani la preferiamo solitamente dolce, magari con un cornetto, un cappuccino, con dei biscotti o con delle merendine confezionate. Qui in Irlanda invece si fa salata, magari con salsicce, uova, bacon. Chi ha ragione e chi ha torto? Adesso vediamo assieme delle differenze e alla fine del video vi darò anche 5 linee guida da seguire per evitare di fare una colazione sbagliata. Se mi seguite da un po' sapete che io punto molto sulla presenza di un buon apporto proteico al mattino, circa 19 grammi. Questa necessità non ha niente a che fare con eccezionali effetti benefici o magie dimagranti o altre cavolate del genere. In sostanza il consiglio lo do semplicemente perché le proteine hanno un maggiore effetto saziante. Se poi sono coadiuvate da un buon apporto di fibre, ci sentiremo sazi più a lungo e aumenteremo il tempo entro il quale la sensazione di fame si presenterà. In termini generici, la quantità di proteine, carboidrati e grassi, così come l'apporto di sali minerali o vitamine, è da sommare a fine giornata. Una colazione più proteica significherà semplicemente che durante il resto della giornata avrete un pranzo e una cena durante gli snack anche, dei quantitativi di proteine tali da non sforare il vostro tetto massimo giornaliero. Per cui se queste proteine a colazione vengono da un pasto salato o dolce, poco importa. Lo stesso discorso vale anche per grassi e carboidrati. Quello che invece importa è la qualità delle fonti dei macronutrienti, così come quelle dei micronutrienti. Quello sì che fa la differenza. Una salsiccia ha una qualità proteica totalmente diversa da un uovo. Una fetta di pane integrale, una totalmente diversa da una fetta di pane bianco, da una fetta biscottata o da una merendina da forno. Facciamo qualche esempio per capirci meglio. Per esempio, prendiamo un semplice cappuccino e cornetto con una bustina di zucchero. Questa è una classica colazione dolce italiana. Guardiamola nel dettaglio. Come vedete nel dettaglio abbiamo circa 390 kcal, un buon apporto calorico per una colazione, ma non è la quantità che è composta solo da calorie. Se guardiamo il dettaglio abbiamo infatti introdotto circa 13 grammi e mezzo di zucchero, il 25% più di un quarto della nostra razione consigliata giornaliera. Ma il problema non è questo, il problema è l'indice glicemico, perché il cornetto ha un indice glicemico di 96, che è altissimo. Questo significa che una colazione del genere causa un picco insulinico aberrante. Guardate anche il dettaglio dei macronutrienti, dove potete constatare che anche i grassi sono un quarto della quantità massima giornaliera. Passiamo ad un'altra colazione tipica: pane burro e marmellato, ovviamente un cappuccino, anche qui una bustina di zucchero, piena di zucchero. Su questa, secondo me, ci rimarrete molto male, ma vediamola insieme. Qui abbiamo una colazione meno calorica di circa 262 kcal, ma gli zuccheri salgono alle stelle. Qui siamo alla metà della quantità massima giornaliera, e anche qui il picco glicemico gioca a ping pong con le vostre cellule. Qui invece i macronutrienti sono un po' meno drammatici, ma comunque guardate i dettagli. Vediamo invece una colazione dolce che potrebbe essere più o meno equilibrata. Qui ho messo una confezione di yogurt intero senza zucchero, aggiunto naturalmente, due datteri e 15 grammi di noci e semi misti. Due datteri contengono circa 9 grammi di zuccheri e anche se hanno un indice glicemico maggiore della marmellata, sia a causa dei grassi contenuti nelle noci che nello yogurt che nei datteri stessi, e soprattutto essendo questi grassi di ottima qualità, abbiamo un carico glicemico molto basso. Guardate anche qui in sovraimpressione il report sui macronutrienti. Adesso vediamo una tipica colazione salata che si fa qui in Irlanda: una fettina di bacon, una salsiccia, un uovo e una fetta di pane con del burro sopra. È un caffè nero americano. Come vedete, questa colazione è incredibilmente sbilanciata nei confronti dei grassi e con una parte abnorme a coprire la metà del fabbisogno giornaliero. Di questi, come potete vedere, la metà di questi grassi è fatta di grassi saturi. Inoltre, una quantità di sodio è spaventosa, con la metà del fabbisogno giornaliero. Un abominio per la vostra salute. Vediamone in alternativa una migliore: un uovo strapazzato, una fetta di pane integrale,
e un po' di pomodorini con un po' di olio d'oliva come condimento. Lascio anche qui un caffè americano nero. Ora guardiamo anche qui il report dei macronutrienti e guardate come è molto più bilanciata la situazione. E qui i grassi sono circa 11 grammi, che è circa un settimo della quantità giornaliera, e il colesterolo delle uova è di buona qualità. Inoltre la vitamina C che è presente nel pomodoro, con circa 10 mg, aiuta ad assorbire maggiormente il ferro presente dentro il nostro pasto, aumentandone la sua utilizzazione. Con questi esempi cosa volevo dirvi? Che non ha nessun senso essere da una parte o dall'altra della barricata sostenendo che sia meglio una colazione dolce o una colazione salata. Non siamo una partita di calcio. Devono essere gli ingredienti a farne da padrona. Dovete prediligere ingredienti di buona qualità, evitare quelli di ricchi di grassi saturi, di grassi industriali o maggiormente ricchi di sale o pieni di zucchero. Cercate di usare i cibi che siano i più naturali possibili. Ora vi lascio con 5 consigli utili, o linee guida se volete chiamarle così, in modo che la vostra colazione, dolce o salata che sia, sia la più salutare possibile. Il primo consiglio che vi voglio dare è di evitare cibi ricchi di sale o zucchero aggiunti. In ogni caso evitare di aggiungerne voi. Lo zucchero alzerà il picco glicemico e aumenterà le calorie. L'eccesso di sole può creare sconvolgimenti nella pompa sodio potassio a livello cellulare ed essere causa di malattie cardiovascolari. Il secondo consiglio è di prediligere cibi freschi e non industriali. Se proprio la mia idea non vi ha convinto ad evitare cibi ricchi di zucchero, almeno la torta in casa fatevela voi e almeno ci saranno meno schifezze e meno zucchero sicuramente. Il terzo consiglio è che abbiate almeno 3 colazioni diverse a settimana, che siano tutte dolci o salate, non importa, ma non fate sempre la stessa, perché se vi abituate e vi scocciate a un certo punto di una colazione, è più semplice che vi perdiate in delle cattive abitudini alimentari. Il quarto consiglio è di cercare di fare la vostra colazione con calma. Vi posso assicurare che crea più stress mangiare il vostro pancake mentre state seduti sul gabinetto o sul bidet, perché siete di corsa, invece che non lo si alzarsi una mezz'oretta prima e fare la colazione con tranquillità. Se poi siete quelli che vi lavate le parti intime o andate al bagno mentre mangiate, avete un problema serio. Numero 5, fate in modo che tutte le vostre colazioni ci siano tutti i macronutrienti, carboidrati, grassi, proteine e un apporto nutrizionale di micronutrienti che siano coadiuvati da fibre, sali minerali, vitamine, per rendere più completa la vostra colazione e la vostra giornata. Vi lascio in questo video, scusandomi prima di tutto per la qualità del video e per la qualità e per il ritardo anche del video, perché sono stato 2 settimane senza girarne, perché sono stato male, con raffreddore si sente ancora, anche se ho questa pettinatura alla John Lennon negli anni 60 nei Beatles, ma volevo scusarmi per questo. Inoltre volevo ricordarvi che se vi è piaciuto questo video potete cliccare subscribe, quindi cliccare iscriviti al canale, cliccare il mi piace anche se non vi è piaciuto, che fate bene, che ho anche una pagina Facebook e una Instagram, potete seguire anche lì, potete seguire più il mio cane lì perché è più presente nelle foto. E cos'altro dirvi? Ho anche il mio sito internet, naturalmente www.healthmefood.com. Vi raccomando, se avete voglia e tempo, per favore condividete questo video sui social, perché mi aiutate a crescere e mi aiutate anche a fare dei contenuti di qualità maggiore. È tutto per oggi, spero di esservi mancato nelle puntate precedenti, se non l'ho fatto siete stati molto cattivi, perché ho visto che un paio di persone si sono disiscritte e piango, però volevo ringraziarvi perché ho raggiunto i 100 iscritti e mi è rimasto solo da dirvi eat well, live well and smile, e ci vediamo la prossima volta, ciao!